Questo aspetto è importante, oggi è quello che io più volevo riflettere con voi sul momento di rifugio. Vale a dire, il fascismo, per quanto rispetto all'antisemitismo, non abbia un antisemitismo endemico, un antisemitismo ideologico. In realtà l'Italia non è un paese antisemita, lo stesso risorgimento italiano è in realtà un risorgimento che verso la figura dell'ebreo piuttosto inclusivo. L'identità nazionale non si fonda sull'antiebraismo, questo perché il numero di ebrei non era per quello che è la nostra storia nazionale. È chiaro che l'esperienza italiana è molto diversa da quella tedesca, però, e questo noi non possiamo pensare di trascurarlo, la cultura fascista è una cultura fortemente razzista, è una cultura che sull'idea di razza bianca superiore trova un elemento costruttivo, e questo lo vediamo proprio studiando le strutture del consenso, lo vediamo proprio studiando tutta la pubblicistica fascista, e questa cosa non può essere trascurata perché diventa fondamentale quando nel 38 vengono adottate le leggi razziali. E non si può pensare, poi è chiaro che all'interno della cultura fascista stessa noi abbiamo, perché la cultura fascista non è politica, la cultura fascista è una cultura composita, quindi anche lì all'interno noi abbiamo correnti differenti, quelle più razziste, quelle un po' meno razziste, però di fondo il fascismo è tipicamente razzista, contro i neri. Nelle colonie degli italiani si macchiano di reati gravissimi. Angelo Del Boca, che ricostruisce tutto questo percorso, restituisce alla memoria della collettività tutte queste violenze, con nome di primo piano, che sarà poi Starace, segreto di PNL, compie nelle colonie. Pertanto, io cosa volevo appunto dire? Volevo dire che le leggi razziali, appunto, ma per quanto c'è leggi razziali rivolte soprattutto agli ebrei, però in realtà riescono ad avere tanta facilità ad essere promulgate proprio perché la cultura di quel movimento e di quel governo era una cultura razzista. Seconda cosa da sottolineare, da dove nasce il razzismo in Europa, in Italia, e il razzismo che poi diviene endemico nel fascismo, l'antisemitismo che è endemico nel nazismo? Nasce già nei movimenti di destra in Europa, nell'Europa liberale, nell'Europa dell'Ottocento, quell'Europa che anche nelle nazioni più progredite, per esempio la Francia del fine Ottocento, che sicuramente è una delle realtà più progredite, ciononostante accoglie gruppi di destra piuttosto razzisti, antisemiti, razzisti in senso lato, che qui appunto nell'ebreo individuano l'ebreo o come un elemento di razza interiore o comunque come gruppi machiavellici che ordiscono dentro la nazione. Tutto questo perché oggi ci serve ricordarlo e dircelo tra di noi, ed è qui che riprendo un po' il discorso che mi è molto piaciuto fatto appunto dal sindaco di presentazione a questa serata, perché vedete, il razzismo nelle società europee, il razzismo nelle società europee è un elemento abbastanza presente da sempre, non è un elemento con il quale non conviviamo. E anche il razzismo del passato ha elementi che lo costituiscono molto diversi. Non sempre la cultura razzista si fonda semplicemente sull'idea della razza inferiore, punto. Cioè, accanto a questo noi troviamo una serie di elementi che invece dividono appunto nello straniero, l'usurpatore, colui il quale aiuta a peggiorare i destini della patria, eccetera, eccetera. Tutto ciò serve ricordarlo, ci serve studiarlo, serve approfondirlo, appunto perché le forme di discriminazione nelle società sono sempre in agguato, e pertanto
Bisogna tenere presente che quando si comincia a individuare nello straniero un nemico o comunque una persona diversa da noi, una persona che non ha gli stessi nostri diritti, una persona che non è il nostro uguale, noi siamo a forte rischio di diventare una società razzista, una società che discrimina, una società che fa del male e che compie delle usurpazioni poi gravi sui diritti dell'altro. Grazie. Bisogna ricordare che effettivamente l'Olocausto riguardò sicuramente gli ebrei, ma riguardò anche i romani, cioè gli zingari, riguardò gli omosessuali, riguardò i testimoni di Geova, riguardò gli oppositori politici in generale, i comunisti in particolare. Bisogna anche dire che nel momento in cui a tanta distanza di tempo noi celebriamo giornate come questa e auspichiamo la caduta di tutti i muri, ci sembrerebbe giusto e utile che l'ultimo dei muri realizzati in ordine di tempo, quello che separa i coloni ebrei in Palestina dal popolo palestinese, cadesse come sono caduti tutti quanti gli altri. Criticare lo Stato di Israele non significa essere antisemiti, criticare gli orientamenti di un governo non significa ripercorrere ovviamente l'orrore di cui è stato fatto vittima il popolo ebreo. Crediamo però che un popolo che ha impresso su di sé le stigmate di tanta sofferenza possa e debba liberarsi, ecco, anche delle probabilmente degli atteggiamenti incomprensibilmente ostili nei confronti di un popolo, quello palestinese, che in fondo in quella terra abita da sempre. Gerusalemme è la patria di tutte quante le grandi religioni monoteiste prima del 48, dove oggi lo Stato di Israele e popoli diversi vivevano in pace. Noi speriamo che gli sforzi della diplomazia internazionale perché in quella terra esistano due popoli e due stati possano finalmente raggiungere il loro coronamento, e speriamo che anche nello Stato di Israele possa farsi strada un orientamento sinceramente e seriamente pacifista. I muri pensavamo appartenessero alla storia del Novecento. Speriamo per le future generazioni che questo secolo e questo millennio siano in grado di abbattere tutti i muri che separano oggi i popoli. Io credo che in fondo le cose che raccontava il mio amico e parente Yossi Luzzi si riferissero a questo. Grazie e arrivederci.